Flipante. Buondì e benvenuti in direttissima anche quest'oggi in nostra compagnia, cari amici e cari amiche di TVRS. In nostra compagnia oggi c'è una bellissima presenza, una graditissima presenza, un volto amico di TVRS, il nostro mitico e impareggiabile Giovanni Filosa. Ben trovato Giovanni. Grazie per il mitico e impareggiabile, io sono affezionato a questa televisione ormai da tantissimi anni, per cui quando mi chiami, se dobbiamo fare qualche cosa e parlare di qualcosa, sono sempre a disposizione. Che meraviglia, è sempre un piacere trovarti, un grande professionista. Con te oggi parliamo di musica. Qual è stata la tua ultima esperienza nel mondo della musica? Tu sei un musicista, ti è capitato di assistere a qualche concerto? Sì, guarda, visto che ci sei, volevo parlare di una cosa che è accaduta poi domenica scorsa, quindi non è manco recente, tanto lontano. E ho visto Paradiso 33, che è chiaramente l'ultimo canto delle Tre Cantiche, che ha avuto un successo enorme, ma non soltanto per la presenza di Elio Germano, ma soprattutto perché c'era, e qui può sembrare una sciocchezza in quello che dirò, una contraddizione, la musica di Teo Teardo. Io premetto che non sono stato mai molto innamorato della musica elettronica, anche se seguo spessissimo su Rai Stereo Notte, una serata a settimana c'è la musica elettronica, ma non perché non mi piaccia, perché non mi ha mai creato delle emozioni vere e proprie. Ho visto che c'è, che ci sono sperimentazioni, questo è importante, la musica ha avuto l'avanguardia, ci sono tanti richiami, fra l'altro, da Stockhausen in poi, tanto per essere chiari. Però al di là di questo, nel lavoro insieme a Germano su Dante Alighieri, se non ci fosse stata quella musica e le scene create dai registi del Cirque du Soleil, quindi puoi immaginare facilmente quello che è venuto fuori, visivo. Un capolavoro. Questo per dire che la musica contestualizzata ti ispira affetto, amore e soprattutto e ti simpatia, emozioni. Ti regala molte emozioni, esatto. Quindi un capolavoro. Bravo, bravissimo, e infatti di musica continueremo a parlare oggi, avremo un ospite davvero che è un bellissimo ritorno qui per noi per Benvenuti in TV, ma non l'anticipiamo se non che attraverso proprio la sua musica. Allora vediamo il primo video di oggi. Vediamolo. Thank you.
88 sono i tasti del pianoforte, bianchi e neri, ma sanno regalare davvero un arcobaleno di emozioni, e ben lo sa la nostra ospite di oggi. Un graditissimo arrivo qui in presenza, finalmente, negli studi di TVRS a Recanati, Marta Tacconi. Ben trovata. Grazie, Marta. Buongiorno. Tutta la sua bellezza, grazie di questo regalo. Ho dovuto penare, Si voleva schiodare da Iesi. Ci credo. Fatta desiderare, ovviamente. Pianista riduttivo. No, Marta, tu che dici? E tu sei molto buona, molto generosa. No, è la realtà. E bello sa che ti conosce da tanto tempo, giusto Giovanni? Tantissimo tempo, e l'ho vista, diciamo, si può dire crescere, perché la prima volta che l'ho vista si era diplomata in conservatorio da poco e faceva, ha fatto un paio di pezzi a sola, e si sentiva che era... sarebbe stata brava, che era brava, era molto scolastica, e adesso hai sentito... No, la scolastica è andata. Cioè, scolastica perché sei scolastico quando non hai ancora un bagaglio di esperienze, certo. E poi è entrata in un terreno completamente diverso dagli accompagnamenti normali che si fanno i primi tempi, che sanno tutti, che chiunque potrebbe anche fischiettare, vero Marta? Giustamente. Hai fatto tua la musica, sei arrivata a dargli una tua impronta, e lo scopriamo anche in un bellissimo lavoro che vogliamo far subito vedere. Parlaci di quest'ultimo lavoro che è stato pubblicato recentemente, no? Allora, questo ultimo lavoro è il lavoro che mi ha visto in collaborazione con il flautista che avete visto nel video. È un lavoro di registrazione che nasce dal progetto del compositore Luca Russo di ritrascrivere per pianoforte e flauto le romanze di Mendelssohn. 22 della totalità delle romanze sono le romanze che si sono potute trascrivere, perché nascono per pianoforte, fanno parte ovviamente del repertorio pianistico conosciutissimo e frequentatissimo, e ha dato vita, secondo me, a questo progetto di rielaborazione, ritrascrizione musicale, che ha dato forse un arricchimento, un tocco originale a quello che è un monumento musicale. Quando si vanno a rielaborare i monumenti, l'interrogativo se poi renderà il lavoro come l'originale, più dell'originale, esatto, c'è sempre. Immagino. E credo forse che, ecco, il valore aggiunto di questo lavoro sia proprio questo, che a livello musicale sia riuscita a dare quel tocco di originalità e anche di freschezza, di modernità di un pezzo della storia della musica, e credo proprio che sia il punto di forza che muove questo progetto e attira quindi l'ascoltatore comunque ad ascoltare. E visto che ci attiri ad ascoltarti, sì, anche perché rimaniamo ipnotizzati dal come lei sa, certo, decantare il suo lavoro, che dite se ascoltiamo un altro stralcio di questo brano e poi ci stoppiamo giusto un attimo per la pubblicità, perché quella ci tocca, Giovanni, tu lo sai bene. E se no io come mi pagate? Cioè, ecco, cioè, bravo. Thank you.
Paolino Orsili. Da generazioni i fratelli Orsili hanno saputo coniugare la tradizione per il prodotto con l'innovazione. Il Molino Orsili propone farine specifiche per ogni impasto, farine bio, senza glutine, dedicato a professionisti ed appassionati. L'Academy ha formato panificatori, pasticceri e pizzaioli. L'Angolo del Gusto è la grande novità, dove troverai prodotti a chilometro zero, lieviti, ingredienti ed accessori per i tuoi prodotti lievitati. Visita i nostri prodotti nel sito, acquista nel negozio online o nel negozio aziendale di Sant'Elpidio a Mare. Molino Orsili, prima di tutto la farina. Nel lontano 1970 alcuni agricoltori di Filottrano lanciano l'idea di organizzarsi in cooperativa per provvedere direttamente al fabbisogno di un bene primario come il pane. Oggi il Biroccio gestisce direttamente tre punti vendita e porta la bontà della tradizione e la genuinità del lavoro fatto fino agli scaffali della grande distribuzione. Produce, trasforma e commercializza i propri prodotti agricoli e quelli dei soci come una volta. Il Biroccio, qualità e tradizione. Quando vieni a fare spesa allo spazio Conad, vieni a provare i nuovi menù di Sapori e Sorrisi. Lo chef Francesco Montillo propone ogni giorno tanti piatti e una specialità. Lunedì lasagna alle verdure, martedì secchi e piselli, mercoledì pollo al curry. Giovedì trippa al sugo, venerdì stoccafisso con patate. Sabato fritto misto di pesce, domenica vinci sgrassi con un menù completo a €14,90. Ogni giorno un menù e sempre tanti sapori e sorrisi. Spazio Conad Ancona, via Scataglini. Le Marche, dagli Appennini al mare, un viaggio infinito. Scopri i vini nati nella bellezza di una regione incontaminata, la lacrima di Morro d'Alba. Sensazioni ed emozioni della nostra terra. Buscareto, sapore autentico delle Marche. Ora su buscareto.com. Ciao Leonardo. Ciao Simona. Elettrodomestici ti dà tutta l'attenzione prima e dopo la vendita, con consegna a domicilio e assistenza tecnica personalizzata ad Osimo e Filottrano. Stura Elettrodomestici, Synergy, il vantaggio di averli accanto. Cioè, Giovanni Filosa ve lo farei sentire nel fuori onda perché è veramente una macchietta, giusto? Sì, esatto, confermo. Scherzi a parte, sono le 13.02, rientriamo in diretta col sorriso. Grazie Giovanni perché ne abbiamo tanto bisogno. So che vuoi fare una domanda molto precisa alla nostra Marta. Più che altro era una considerazione sul disco. Quello che colpisce questo disco, che si chiama No Words, senza parole, e poi dopo spiegherai anche la copertina e tutto quanto. Quello che colpisce è la meraviglia della linea melodica del disco, che sopperisce anche alla mancanza di voce di un soprano o chiunque esso sia. Cosa ne pensi? Sei d'accordo con me o meno? Allora, perché l'hai scelto, o forse l'hai scelto anche per questo? Allora, la romanza senza parole nasce come pezzo da camera, dove idealmente manca l'altro, esatto, però manca l'altro strumento, la voce da accompagnare, e il pianista gestisce quello che appunto è sia la parte melodica che la parte d'accompagnamento. Quindi già la struttura del pezzo si presta, è questa. E questa struttura chiaramente è diventata oggetto di indagine del compositore, perciò il compositore flautista a sua volta
per diletto, ha deciso di affidare quella parte melodica che originariamente si snoda tra le mani, tra le dita del pianista, al flauto, quindi a uno strumento che si avvicina molto all'idea della voce umana. E di qui la romanza senza parole. Mi addentro magari in un lato più filosofico o psicologico o anche ironico di questa affermazione, ma non tecnico. La musica non ha bisogno di parole, perché esprime la musica che nasce senza parole, perché poi c'è tutto il mondo dell'opera, della lieristica, quindi. Però di fatto la musica nasce come suono, è già di per sé linguaggio, lingua, e è stato creato per comunicare quello che è la parte spirituale, interiore, emozionale, sentimentale dell'essere umano, che spesso non ha bisogno appunto di parole, ma ha bisogno di sensazioni per giusto esistere, giusto, e di qui il senza parole. Io dico che in questo titolo, quando si è scelto come intitolare questo progetto, il senza parole è anche vi lasciamo senza parole. È una promessa, attenzione signore. E quindi era anche un modo accattivante per... non c'è solo il progetto, appunto, il titolo originale, originario, quindi il motivo musicale, il motivo storico, il motivo musicologico, ma c'è anche questa punta di ironia. E la copertina, non a caso, ritrae... quello che è possibile. E la regia è bravissima, ci favorirà sicuramente quella là. Voilà, la copertina, grazie al nostro Antonio, che è stata creata da un'artista jesina, Silvia Segnan, ritrae infatti un volto di donna che indica il silenzio. Quindi un silenzio... Ma è anche minaccioso? No, non è minaccioso, no, minaccioso tipo state zitti, no? No, ma sicuramente accattivante, certo, quindi certo. Anche questo rossetto rosso era comunque anche questo stato scelto per bellissimo colpire anche l'occhio di chi fruisce di un oggetto, anche per la parte grafica, perché poi fruiamo della musica, certo, dai social, dalle app, dove il supporto fisico andrà scomparendo, certo. E quindi credo, almeno per quella che è la mia idea, che quando si crea un disco, quindi un prodotto che è audio ma anche video, anche visivo, fa la sua parte, giusto? Bisogna creare un motivo perché questo oggetto sia interessante. Giusto. Cara Marta, abbiamo parlato di belle sinergie con tanti artisti, tra questi una bellissima collaborazione con la soprano Federica Livi. E che dici se guardiamo un attimino, sbirciamo un attimino un bel lavoro che avete fatto, che risale, se non erro, al 2021. 21, bravissimo. Che però era stato scritto, cioè fatto apposta. È un lavoro che è stato creato in occasione dell'anno dantesco. E allora a voi, cari amici e cari amiche, godetevi questo bellissimo video. Thank you.
Ecco Marta, parlavamo infatti non soltanto di musica d'eccellenza come quella che abbiamo appena ascoltato, ma anche di impatto visivo, e queste foto sono davvero spettacolari oltre che suggestive. Le foto che sono state montate per creare il video sono di Francesca Tilio. E Francesca Tilio sarà anche protagonista del prossimo progetto discografico, perché appunto non c'è due senza tre. Sono rimasti due minuti, ma vogliamo sapere tutto. Vedi quello che significa? Mi aveva detto non parliamo del prossimo disco. Ale, gliel'abbiamo scucito, vai. Dici il 2023 è l'anno del terzo disco. Nella mia vita si è presentata l'occasione di poter collaborare a tre progetti discografici in tre anni consecutivi. Meraviglia. E quest'anno è l'anno di un progetto su Brahms. E sarò in duo con un violista. Il progetto grafico è stato riaffidato a Francesca anche per una comunione di intenti, perché questo progetto è mosso da una grande indagine musicale, musicologica, filosofica, umana, e perciò c'è un peso umano grande. Penso che Francesca sia la persona più indicata per renderlo a livello di immagine. E sarò di nuovo in compagnia di Michele Maiola, che ha curato le foto del progetto con Stefano Parrino, e si occuperà di quello che sarà la parte video del prossimo progetto. Quindi abbiamo un team che ritorna, perché funziona, lavoro, diciamo, perché team, siamo già al lavoro, già in fase di studio da mesi. Non è prima di registrare ci saranno occasioni pubbliche per potersi esibire, quindi dalla settimana prossima ritorno in viaggio, bene, in volo, auto, in treno. Una cosa solo voglio dirti che Marta ha parlato, Maiola, Tilio l'abbiamo già ospitata, perché sì, è stata ospite mia, come no. Quindi fa piacere che i talenti comunque passino per TVRS. I talenti che poi sono made in Marche, che a noi stanno particolarmente a cuore. Caro Giovanni, siamo in chiusura. Marta, è stato davvero un piacere. Marta Tacconi, grazie. La tua presenza ci ha veramente aperto il cuore oggi qui a Benvenuti in TV. Grazie a Giovanni Filosa di questo bellissimo regalo. Grazie a voi. Noi, cari amici e cari amiche di Benvenuti in TV, vi diamo appuntamento come sempre a domani con tante novità, tante curiosità. Vi lasciamo alla puntuale informazione in diretta tassativa di All News. Restate con noi. Ciao!